Muovetevi. Muovetevi, forza. Tu, sbrigatevi. Tu, vieni. Dietro di me. Dietro di me, forza. Seguitemi, non restate indietro. Forza, muovetevi. Tu, state su. Venite. Forza, svelti. Muovete il culo, allora. Cos'è? Volete restare in Messico? Su, corri! Avanti! Forza! Tutti giù adesso! Tenetevi pronti! Andiamo! Andiamo! Avanti, correte! Forza, vecchio! Su, montate! Forza, presto, presto! Forza, donna, muovi il culo! Dai! Allora, volete sbrigarvi? Dai, dai! Avanti, saltate dentro! Non voglio sentire una parola! Tendetevi sotto la coperta, eccetemi! Sì, sì, capito! State lì, siete voi parenti? Sì, certo. Di là, di là. Anche tu, forza. Prima i soldi. Vedere mia moglie. Su, tirate fuori. Dai, fammi vedere mia moglie. State vicino al muro, va bene? Sì, ma prima voglio vedere. Voglio vedere i miei bambini. Tacca, ma ora lì. Dai, li avete visti? Ora fuori. Forza. Ehi, ehi, dove vai? Forza, vicino al muro, muoviti. Su, i soldi, i soldi. Tieni, ragazzi, falli scendere, tu, per favore. Dai, falli scendere. Li devo fare scendere di questi caproni. I ragazzini. Va bene. Su, fuori, bastardelli. E poi chi altro? La grazia. A scendere i ragazzi. Avanti, fuori dalle palle, voi due. Su, sbrigatevi. Mamma, su, mamma, su, mamma. Ragazzi, venite, ragazzi. Ecco, prendi, forza. Via, via, via. Parite, via dalle palle. Ehi, amico, controlla se ci sono tutti i soldi, eh. È la 10. Vai, scendere a Parigi, strunza. E perdi un po' di cincia. Ehi, tu, vecchio, scendi, forza. Dai, muoviti. Ehi, allora, ti vuoi muovere? Qui ce n'è rimasta una. Dai, dai, ale, ale, ale. Che cazzo? Maya, Maya Montenegro, è mia sorella. Maya! Sono io! Aspetta. Ti ho detto di stare zitta. È mia sorella. Fammi scendere. Questi sono i soldi, poi scendi. Che cazzo significa? Manca qualcosa, me li hanno. E allora, non me ne frega niente. Non ho soldi, ti do qualcosa in cambio. Ecco, ti do il mio anello, va bene? Ecco, guarda. Ancora un momento, Maya, ora ti faccio scendere. Perché dovete prendere i soldi anche a lei? Sta zitta, stronza. Basta, andiamo. Fatela scendere. Per favore, vi prego, lasciatela scendere. Vattene via, fila. Vi supplico, vi prego. Vattene o t'ammazzo. Fatela scendere. Vattene o t'ammazzo. T'ammazzo. Sì, sì, lasciatela andare. Non la portate via. Non potete farlo, Maya. Maya. Maya, Maya, venite via. Ti ho detto di non guidare. Che cosa fanno? Dove mi volete portare? Rosa, aiutami. Rosa, non lasciarmi. Rosa, ti prego. Allontano dai sinistri. Aiutami. Rosa, e tieni la bocca chiusa. Che cazzo ti piace, eh? Non vogliamo farti del male, fiorellino. Dove mi state portando? Sta zitta. Hai capito? Ehi, ehi, sta vedendo. Ma che dolore ce lo facciamo con questa roba? Sì, sì, da qui.
Quanto sei lagnosa, perché non la pianti? Pianta la tua famiglia. Ehi, non rompere, stronza. Stronza, tira fuori una monetina, facciamo testo veloce, così questa stronza saprà chi se la fa per primo. Vai, che stasera ci divertiamo, amico. Che c'è, non ti va? Schifo. Sbrigati, lo sai che dico sempre io. Non hai speranze, me lo sento. Testa. Come potete fare questo? Fatti un giro. Oh, merda. Allora, hai già in mente che lavoro cercare? Dai, ti porto io la borsa, sarei stanca, no? Ehi, non fare così, tranquilla. Io non sono come quel bastardo, dai. Ehi, ma che cos'hai, tesoro? Io so essere molto gentile. Sì, in effetti non sei così antipatico come sul furgone. Però puzzi come una capra. Tu invece hai un odore molto buono. Ti piacciono? Dove li hai rimediati? A Tijuana. Sono gli stivali più costosi di tutta Tijuana. Dai, diamoci da fare, tesoro. Ti piace anche cantare? Un po', tesoro. Sono lontana dal tuo cuore. Ehi, la conosco. E al giorno in cui morirò, so che piangerai, lo so. Canti davvero bene, tesoro. Piangerai e piangerai. Fingerai e fingerai. Errore, piangerai. Ah, già, è vero, mi sono sbagliato. Com'è che fa dopo? Mi ha detto una volta un fantino. Dai, continua. Forse non era un fantino. Che ciò che conta non è arrivar primo, ma restare in sella fino al traguardo. Vai col finale. Con un soldo, senza un soldo, il nostro amore è ciò che conta, e infatti io ti nutrirò. Che carina che sei. Aspetta, girati, ti lavo la schiena. Ah, ora sì che mi piace. Apriti più l'acqua. Ah, grande. La doccia, che invenzione. Giorno verrà che io deciderò, con un soldo, senza un soldo, il nostro amore ciò sei che brava, conta. Mi fai entrare? Certo, dico. Mi foglio in un punto. Ti aspetto. La doccia ti rimette al mondo, giuro. E la mia voce come la trovi? Niente male, anzi, mi ricordi un cantante famoso. Ciao! Una musica da piccolo. Beh, non sei la prima che me lo dice. Mi hai colpito quando cantavi nel furgone, Gigi. Sì, ho visto come mi guardavi. Ti piacciono i miei capelli, eh? Le donne ne vanno pazze. Quanto tempo ci perdi per tenerli in ordine? Un bel po', certo, ma è una bella soddisfazione. Hai fatto? Dove sei? Dove cazzo sei? Ehi, stronzo! Apri la porta! Stronza, aprila! Apri la subito! Apri, figlia di puttana! Maledetta! Figlia di puttana, torna qui! Vacca schifosa! I miei stivali! Che bastarda! Torna qui! Questo, che fregate i miei stivali! La nonna, hai indovinato, sei bravissima. Mamma mia, è sempre uguale. Sì.
Ha il vestito che le abbiamo mandato. E lo zio? Enrique. Oh, lo zio Kike, fammelo. Subì. Rosa, eh? Guarda questa. E lei è? Valeria. Ma perché è vestita così? Ah, è il vestitino della prima comunione. Vero? È un amore. È quasi uguale al mio, hai visto? Ah, davvero? Però adesso è ora di fare i compiti. Su, mamma, avanti, niente storie, domani è il compito di classe. Ma più tardi. Su, sì, dai, ora ti conviene studiare. Quando e controlla che tuo fratello finisca i suoi compiti. E non fate i furbi, perché niente televisione. E neanche la radio, cose del genere. Segui lui, deve finire tutti i compiti. Sì, e sì, non sbuffare. Sì, ho ma insomma, qual è stato il problema con i soldi? Beh, è semplice. Non ce ne sono più da quando lui si è ammalato. Ma perché non ce l'hai detto? A che serviva dirvelo? Ma non lo so, ma non dovevi nasconderci. Potuto fare, poi a te ho cercato di dirlo. Te l'ho detto che non era il caso, ma tu hai insistito e ora sei qui. Sei fatta così, non la cosa, io... Che c'è da strillare? Hai rischiato con quel biondo col coltello. Avrebbe potuto ferirti, lo sai. E che cosa avrei dovuto comunque fare? Comunque, vista la situazione, che facciamo? Senti, ti ho trovato un lavoro in un locale. Conosco il padrone. È lui che mi ha aiutato dandomi un anticipo di $300 sul tuo stipendio. Io gli ho spiegato che me ne servivano 800 per pagare quei due sciacalli, ma lui proprio non poteva darmene di più. È per questo che mi dispiace. Rosa, dimmi. Io voglio lavorare con te, alla ditta di pulizie. Credi di essere la sola a volerlo? Sono migliaia le richieste, sì, ne abbiamo già parlato. Però sono molto più veloce di tanti anni. Maya, ti prego, non voglio più parlare di questa storia. Non è possibile, quindi smettila, per favore. D'accordo, va bene. Allora, di che genere di locale si tratta? Ehi, senti, bellezza, dimmi un po' una cosa. Da dove vieni? Di dove sei, eh? Io? Sì, e chi? Sono messicana. Messicana? E di dove? Della capitale, sono nata a Città del Messico. Dicono che le donne di Città del Messico la danno via facile, tu che ne pensi? Io non l'ho mai sentito, e tu di dove sei? Vengo da Guatemala. Ah, lo sai che si dice in giro? Che si dice? Che da voi gli uomini lo fanno tra di loro. Ma che cosa dici, puttanella, vieni qui. Vieni. Non devi credere a quello che dicono in giro, immagini di quello che dici. La dimostrazione, eh? Accidenti, ritardo. Mettiti da una parte e non crearmi problemi con la tua famiglia. Che problemi? Non si può portare gente al lavoro, non puoi entrare. Ah, no? Qui. Non puoi entrare, e non discutere. Non lo so, ma con me non puoi venire. Aspetta qui e sta buona, capito? Resta lì. Aspetterò qui anche tutta la notte, se serve. Basta che non entri. Ciao, come va? Come al solito, stanca. Beh, tutto nella norma, allora. Serve qualcosa? Come? Posso esserti utile? No, grazie. Beh, non puoi restare qui. Questa è proprietà privata. Come? Hai letto il cartello? Sì, certo che l'ho letto. Certo. Sto solo aspettando qualcuno. Sì. Però mettiti più in là, qui non puoi restare. D'accordo. Grazie. Dai, sbrighiamoci. Rischiamo la multa, lo sai? Ma no, per 5 minuti. Ehi, ciao. Tutto bene? Dai, muovi. Sì, perché? Ti sei persa? No. Sto solo cercando qualcuno che possa aiutarmi a trovare un lavoro. Non faccio per te. Posso far circolare la voce, se vuoi. Che magari succede? Qui hanno bisogno di qualcuno. Allora, ragazzi. Non siete in ritardo. Stavo solo scambiando due chiacchiere. Tu hai un orario. La signorina se ne stava andando. Su, ragazza, fino. Lascia che perdere. Cosa ha fatto di male? Lascia stare. Senti, amico. Conosci le regole. Non può restare qui. Sicura che non serve niente? Sì, sì. Davvero? Sì, non ti preoccupare. Dai, Rubén, grazie. Siamo in ritardo. La verità è che è troppo buono. Si crede madre Teresa. Vince culero de mono nel co. Che cazzo sta dicendo? Cosa della cincata. Dai, su, andiamo. Chi ha detto? Niente, niente. Dì al tuo amico di stare attento. Un giorno o l'altro gli spacco la faccia.
Allora, Maya, hai capito com'è l'orario di lavoro? Bene. Il sia della TV che... Ok, i capelli così non vanno molto bene. Beh, io li tengo legati dietro. Forse la prego, ma che gli starà chiedendo? Sono due ore che sta lì dentro. Vedi, io non... È come un po'... non so come dire. Scusa, fammi vedere meglio. Girati, girati. Così li vedo dietro. Ti capisco? Gira ancora, ancora un po'? No, così non va, non vanno bene. Devono essere più tirati, d'accordo? Può essere molto pericoloso con i macchinari. E anche la divisa non è della misura giusta, è larga. Riesci a stringerla? Tirala da dietro e stringi un po' la cinta sulla divisa. Sì, così fa. Sì, va davvero bene. Stai carina così. Beh, grazie per questa occasione, signor Perez. Io le assicuro che lavorerò sodo. Ah, non ho dubbi. È ora di prendere gente giovane qui. È pieno di vecchiacce che non servono più a niente. Ricevo un sacco di lettere di richiesta di assunzione. Sei stata fortunata. Te ne rendi conto? Mm-hmm. Ho voluto fare un favore a Rosa. Inoltre presto ti metterò in regola. Avrai tutte le carte a posto. Per questo prendo una commissione. Ah, in che senso una commissione? La tua prima busta paga. Se vuoi la dividiamo in due volte, così non te ne accorgi. Che ne dici? Attacca la fine là dietro. Uh-huh. Che cos'è? Volevi suicidarti? No, no. Volevo solo finire in tempo. È tardi. Sì, va piano, va sano e va lontano. Devi essere rilassata. Muoviti con calma. Vedi, devi prendere il ritmo. Guarda me, movimenti lunghi, facendo alzare il sedere e poi le spalle, così. Avanti e indietro, così, come se stessi girando. Insomma, finisci di ballare, d'accordo? Lui è il tuo cavaliere. La polvere? Sì, un bel ragazzo, ok. Vedi, se segui il mio consiglio, finirei in un attimo. Ora prova tu. Sì, proprio così. Lo devi accompagnare, dai, state ballando, giusto? Un, due, tre, quattro. Avanti e indietro. Si sai fare, ragazza. Trattalo come se fosse il tuo uomo, dai, il ritmo e lui ti segue. Prima avvolgi bene il cacciavite nello straccio, poi ce lo passi dentro piano piano, così. Così è molto più comodo. Sì, ci metti qualche secondo. Io lo facevo capito? Col dito. Però negli angoli devi stare più attenta, sennò scivola fuori. Non ci vuole niente. Lì non viene via. Sta attenta perché quando parte un ascensore ti può finire la polvere negli occhi. Non mi sembra che ci siano novità. Ah, sì, ormai così. Ma il procedimento è avviato. Bene. Non ci resta che aspettare il parere del giudice. Secondo me deciderà per il rinvio. Non può pararsi. Beh, se fuori qualche cosa potrebbe cambiare. Ti ho già esposto la mia teoria su questi uniformi? No. Ti rendono invisibile. Ah. Beh, comunque, finiamoci questo lato. Perché? Beh, per quello aspettiamo che torni su. Aspetta, tienimi aperto quest'altro. Ma che fai? Ti affronto. Oh, ragazza, ma che stai combinando? Presto, sta arrivando qualcuno. Presto, via. Questo non devi neanche pensare. Scito, ma un imprevisto può sempre capitare. Ah, eccolo. Ma non ho intenzione di portare in assemblea notizie del genere. Lo credo. Ma che cavolo ha spinto tutti in quel caso? Fermalo, fermalo. Non fa. Che sta mettendo? Che ci salta in testa? È il primo giorno di lavoro. Niente paura!
Scusate. Che cos'è quella cera? È cera, eh? Scusa. Passiamo di qua, presto! Togliti di mezzo, tu! Accesso! Figlio di puttana! Dove è andato, Cristo? Dall'altra parte! Di qua! Adesso, dove stai andando? Te la tirata da questa parte? Ah, secondo me è andato di qua! Ma basta il culo, che idiota! Io faccio il giro! Ho preso una bella botta, scusa se ho sporcato per terra. Senti, io non sono un ladro. Non sono un ladro. Per favore, non fare la spia. No. Senti, dovrei raggiungere l'ascensore di servizio. No, mi ci può portare? No. Giù, in fondo al corridoio. Chiudi pure. Non so come ringraziarti. Sì, prego. Dove sei, nel topo? Faccio rimpiangere di essere nato quel bastardo. La faccio a pezzi. Ci sono. Mi dispiace darti questo. Sei matto, sta zitto, che ne scoperto. Bastardo. Sorveglianza, sono Ernest, l'abbiamo perso. Oh, ma è davvero fantastico. Lo sapete cosa siete? Un terzetto di stronzi. Io non cominciare a offendere, hai capito? Ma sentilo, il coglione parlante. Avanti, trovatelo. Adesso mi hai proprio rotto. Vieni a cercartelo da solo. E tu per caso sei quel trifone fasciato con la barbetta? Trova quel bastardo, ti strappo i peli dal culo. Senti che razza di stronzo. Ma perché sono circondato da un mucchio di amici? Non dirmi. Come tu non sapete neanche trovarmi il cazzo le parole. Forza, continua. Dobbiamo trovarlo. Ehi, che hai lì dentro? Cataloghi e vecchie elenchi del telefono. Ti ringrazio. È stato breve ma intenso. Già. Tu come ti chiami? Berta? No. Rosa? No. Teresa? No. Juan direi di no. Vorrei vedere. Ma dove hai preso quella lista? Sono della CIA. Anna? No. Allora, dove l'hai presa? L'ho rubata dal loro registro. Tu sei Maya, vero? Ci sono anch'io lì. Maya! E tu chi diavolo sei? Ciao. Ciao, Maya. È arrivata la zia, mamma. Era ora. Come mai? Perché sei messo così tanto? Ah, c'era una fila tremenda, peggio che da noi. Ho comprato questo qui, l'altro era finito. Un secondo. C'è qualcuno alla porta? Apro io. Salve. Salve. C'è Rosa? Sì, è di là, aspetti. Mamma! Cosa? Puoi venire un momento? C'è un signore che ti cerca. Che c'è? Chi è? Non lo so. Salve, permette, sono Sam Shapiro, del Movimento Giustizia per i Pulitori. Io sono Rosa, del Movimento Giustizia per Rosa. Chi è? Che cosa vuoi? Non sarei venuta a rovesciare un po' di cera anche su questo pavimento. Allora è il matto di cui mi hai parlato? Sì. Faccio parte del sindacato dei pulitori. Posso entrare un secondo? Certo, è comodo. Grazie. Senti un po', Sam. Come te la cavi con i ventilatori? Le cose che ci sono da fare adesso. Se ci tieni, non farmi più mettere le mani. Su, forza, va. Qui è Luis. Ciao, Luis. Ciao. Su, siediti. Sei a caccia di soldi, eh? Sì, più di quanti possiate immaginare. Sai che è questa? Fa vedere. Aspetta, è una ricevuta. Giusto. Digli quant'è la paga oraria. 8,50. 8,50. Che data è? 22 dicembre 1983. 17 anni fa. 17 anni fa, quel pulitore guadagnava 8,50 l'ora, più l'assicurazione sanitaria, più l'indennità di malattia, più le ferie. D'accordo? Oggi, a Los Angeles, all'alba del nuovo millennio, non esiste più un accordo. Ti danno 5,75 l'ora e nient'altro. È chiaro? Negli ultimi 20 anni sono stati sottratti miliardi alle comunità più povere della città. Miliardi.
ci siete? Dobbiamo riprenderceli. Non milioni, miliardi di dollari, miliardi. Pensi che sono matto? Voi che ne dite? Io dico che sei carino. È compito vostro recuperare quei soldi, bello mio. Senti, dimmi un po', Rosa lavora mai fino a tardi? Oh, no, mai. La sera gioca a golf. Le pagano gli straordinari? Cos'è? Da piccolo sei cascato dal seggiolone, ragazzo. Assistenza sanitaria, cure odontoiatriche. E non solo per lei, ma per tutta la famiglia. Ti faccio un esempio. Mettiamo che uno dei ragazzi si ammali. O Rosa. È papà che sta male. Come? Si fa le iniezioni. Sì, e dovrebbe anche essere operato. O potrebbe aggravarsi. È a rischio. Ma che cos'ha? Diabete. Ha gli occhi ridotti molto male. Questi sono affari miei, d'accordo? Beh, ma che strozzata. Ehi, vada no, come no, fa. Scusa, non volevo offenderti. Ma il diabete non è uno scherzo. Hai due ragazzi, una moglie e non puoi curarti perché quei merdosi... Scusa il linguaggio, quei bastardi della Angel non pagano a Rosa l'assistenza sanitaria. Quanto costa l'insulina? 250? 300? Sì, anche gli esami costano un sacco di soldi. Senti, Bert, se Rosa avesse l'assistenza sanitaria... Sì, tu potresti... Sì. Ascoltami, non sopporto di sentire questa parola. Lui potrebbe... Non deve essere un sì, capito? Non devono esserci sì. Nei palazzi in cui c'è il sindacato, l'assistenza sanitaria è stata ottenuta. Niente sì. Chiaro? E se non credete a quello che dico, andate a chiedere in giro. Ecco, vi ho dato un'idea. Andate a togliervi la curiosità. Lo farai, Rosa? No, non mi interessa. Perché no? Se parlassi con alcuni di loro, ti direbbero come ci sono riusciti, Rosa. Passo dopo passo. Già, solo che se la Angel li scopre, le licenzia. Basta iniziare con quelli di cui ti fidi. Io non mi fido di nessuno. Penseremo noi a controllarli. Un solo errore e sei sulla lista nera. Tu non hai idea di che cosa sono capaci quegli studenti. Mamma! È un'ottima occasione, un'ottima certo, occasione. Certo, un'ottima Rosa. Occasione per essere licenziati, li ho già visti all'opera. Perciò è inutile che la racconti. Che intenzioni hai? Pagare l'affitto, sfamare i ragazzi? E tu, sta lontana da questo furbone. Perché dici così? Tanto licenzieranno comunque. Oh, se dici una cosa fuori punta, perché non è così? Lo vedo come agisci. No, tu non puoi farmi togliere il lavoro. Sta zitta. E voi, senti, sii gentile, non abbiamo tempo da perdere qui. Abbiamo un sacco di cose da fare, quindi alza i tacchi. Ascoltare non ha mai danneggiato nessuno, è tutto quello che vi chiedo. Allora ascolta questo. Forse noi siamo a bagno nella merda, però riusciamo a restare a galla. Ma se gliela fai passare liscia, noi ci resteremo per sempre. Noi? Noi chi? Quando è che hai lavorato come addetto alle pulizie? Tu e il tuo sindacato di intellettuali bianchi con i soldi di papà in tasca, ma che diavolo ne sapete voi, eh? Questa campagna è diversa, d'accordo? Sarà, ma non dire mai noi. Io non credo in niente, e in nessuno, in niente, niente tranne che in queste. Capito, sapientone? E ora vattene. Vattene. Fuori da casa mia. Grazie per il tempo. Non c'è di che, sta alla larga da questa casa. E che cazzo? Dico, questa è casa mia, e nessuno viene a dirmi cosa devo fare a casa mia. Diavolo, con tutte le cose che ci sono da fare. Ma che cosa ti prende? Papà, che cosa ti prende? Niente. Perché l'hai aggredito così? Dovevi soltanto spaccare, Tina. Ma non stai dicendo di sempre. La pianti subito, puoi anche andartene. Sam! Mi dispiace, ma mia sorella è fatta succede. Così. Tieni. Grazie. Hai dimenticato questa. Ah, grazie. Io non so veramente cosa dire. No, non ti preoccupare. Sì. Ci si vede. Chiami, sì. Per qualsiasi cosa. Anche il prodotto, questo è il prodotto.
camminanti 5 decine. Che cosa facciamo? Comprese, ne approfitto per cambiare tutte le servitù preesistenti. Senti che scansa patente. Alla data della vendita. Alla data? Della vendita. Copia questo, copia quello. E tu che ora li leggi? Sono 3 anni che ricopia tutto. E allora? Sempre qui in anticipo. Ma che senso ha ricopiare dei libri? Beh, aiutalo, così forse impari qualcosa. E sai qual è la cosa più assurda? Mm? Copia anche le note. Guarda, ricopia tutto, tutto, da A alla Z. Ma cosa te ne importa? Ognuno fa quello che vuole. Ma è una cosa senza senso. Ma perché non ti fai una frittata di cazzi tuoi? Passa pure per l'intelligenza della famiglia. Io lo capisco che i libri costano tanto. Troppo. Ma allora tiri fuori qualche dollaro e te le fotocopi tutte quelle stronzate. Oddio. Dai ragazzi, è ora. Ti muoviti, Volpone, continua a copiare domani. Ehi! Ehi! Che vuol fare, signor Bruno Romero? Dico a te. Vieni qui. No, non tu. Tu, vieni qui. Che ore sono? Che ora fa l'orologio? Mi dispiace, il mio autobus è arrivato in ritardo, scusi. Ha fatto ritardo. Che dici? Non ti sento. E allora? È colpa dell'autobus. Allora? Non sto parlando con 2 te. 2 minuti. Ti ho chiesto qualcosa? Che sei, il suo avvocato? Non succederà più. Perché non hai gli occhiali? L'autobus non arrivava mai. E dove sono gli occhiali? I miei occhiali. Se non ci vedi non puoi lavorare. Dove stanno? Tirali fuori. Stanno a casa. Mi dispiace, signore. Beh, allora se non puoi lavorare, che sei venuta a fare? Mi scusi, signore. Il mio... L'autobus andava così lentamente che... Stronzate. Davvero? L'autobus è in ritardo. E perché gli altri sono arrivati puntuali? Scuso. Sai che ti dico? Hai perso il turno. Oh no, e non ti presentare più qui senza gli occhiali, senza, non serve a niente. Io non ero sicura che cazzo di gente. Mi dispiace. Che cazzo ci faccio con un branco di vecchi e di ciechi, eh? Ma certo, ora non mi resta che assumere qualche lebroso. Questa è un'impresa, non stiamo gestendo un ricovero per sorti. La prego, signore. Gesù Cristo. Mi scusi tanto. Anzi, guarda, fammi un piacere, non venire più. Statene a casa. Gli occhiali. No, niente da fare, non venire più. Signore, per favore. No, non attacca. Ma io devo lavorare. Sei tra i più lenti e fai male le cose. No, neanche t'ascolto. Sei licenziata, vattene via. Dai, fila. Ho bisogno di lavorare. Lasci sempre le cose a metà. Cambia mestiere. Ma io devo lavorare. Vieni, su. Adesso su, come faccio? Adesso. Su. Io non fai bisogno. Questa potrebbe essere mia madre. Forza, fatti coraggio. Adesso che farà? Che temeranno. Piangere non serve a niente. Ma io ho bisogno di lavorare. Sì, sì, lo so, lo so. Vedrai che forse ci ripenserà. Coraggio. Pronto, scusi, sto cercando Sam Shapiro. Sono io, chi parla? Ciao Sam, sono Maya. Ciao Maya. Ti ricordi di me? Certo, di tua sorella soprattutto. Ah, già. Senti, è successa una cosa al lavoro. Abbiamo bisogno di parlare con te. Allora, questo edificio, non so se lo sapete, è probabilmente tra i più importanti di tutta Los Angeles. Ci siete? Seconda cosa. L'impresa di pulizia Angel è una delle imprese di pulizie più grandi di tutto il paese. E ha vinto questo appalto battendo quelle ditte i cui operai sono sindacalizzati, d'accordo? E sapete come ci sono riusciti? Riducendo il costo della manodopera. E cioè non riconoscendovi l'assistenza sanitaria. Vediamo di spiegare meglio la faccenda. Vi faccio un piccolo schema. Hai la penna? Sì. Allora, guardate. Prendiamo un qualsiasi palazzo. Ecco qua. Ci sono i proprietari. Poi c'è l'impresa di pulizia. D'accordo? Sì. E poi ci sono gli affittuari. Ci siete? E qui la cosa si fa molto interessante. Si fa interessante perché chi sono mai questi affittuari? Beh, sono grosse società. E sono potenti, no? È pieno di avvocati. Sono mega finanziari e istituti bancari. Le più forti banche degli Stati Uniti hanno una sede in questo edificio. Ora, questa gente ha una reputazione da difendere a tutti i costi. D'accordo? Ci sei? Maria. E quindi non vogliono problemi di nessun tipo. Tutto chiaro? Perciò il nostro piano è fare pressione su di loro per far sì che la proprietà
costringa la Angel a cambiare atteggiamento. E come fai? E che cosa pensi di come fare? Ci arriviamo? Sì. Beh, ci sono molti modi. Puoi andare... Ora ve lo spiego, si può andare... Sì, per però esempio... scusa, prima dovrei convincere tutti i punitori, no? Marina, piano! Tutti quanti! Parla. Direi che sono tutti interessati a sentire, quindi fammi parlare e poi ognuno di voi potrà dire tutto quello che vuole. Allora, immaginate un incrocio che viene bloccato. Fate conto che saltino i semafori di un incrocio nell'ora di punta. E ora pensate alle conseguenze che avrebbe sulle persone coinvolte. Voi potete immaginare quanti avvocati, impiegati, segretari, uomini d'affari e banche. Sapete quante persone ne subirebbero gli effetti? Sì, beh... Ora pensate a questa cosa diffusa in tutta la città. Credetemi, a loro costa molto meno darvi ciò che vi spetta. Sì, sì. Beh, non è male. Secondo me può funzionare. Tu sei fuori di testa. Ma che stai dicendo? No, non credo. E chi mai farebbe una cosa del genere? La risposta è facile, è stato già fatto, l'abbiamo fatto, sì. D'accordo? L'abbiamo fatto e ha funzionato, esiste va bene? Esiste un gruppo di lavoratori e sono di volontari. Sono tutte scusate ragazzi, ma perché siamo ancora qui ad ascoltare questi due coglioni? Ehi, ma che modi ma perché facciamo così, stare? Sentite. Non ti capisco. Non tenete conto di quello che ho detto, d'accordo? Non vi ho detto niente, va bene? Parlate con gli altri pulitori, parlate con quelli che frequentano il sindacato, d'accordo? In sede ogni sera ci sono riunioni aperte a tutti. Figura. Scusa, se non prendiamo la cosa in mano, chi vuoi che lo farà per noi? Sì, Marina, bene, ha ragione. Dobbiamo andare a sentire tutti. Sentire cosa? Che c'è di male? A parlare con gli altri pulitori. Eh? Che cosa c'è di così grave? È una cosa normale. Beh, te lo dico io. Io sono una lavoratrice come te. Sono qui da 11 mesi soltanto. Ma a differenza di te, vengo da molto lontano. In Russia non avevo niente. Mentre qui sono riuscita a trovare un lavoro. Riesco a sfamare i miei figli, ho un tetto sulla testa, posso fare tutto e forse domani la mia vita sarà migliore di quella che è oggi. Sì, ma a quali condizioni? Non credo proprio, si illudi. Noi daremo ascolto a loro. Avremo un sacco di guai, credi? Ma dobbiamo farlo. Ma questo non ha senso. Ma pianta. Ma cos'è? Beh, ragazzi, stai dicendo? No, sei tu che la pianti. Tu non sei il capo qui. Dai, una testa alle pulizie. Siamo con la testa tua, ma ora basta. Ragazzi, andiamo, non voglio avere a che fare con questa storia. Non ci riguarda. Dichiariamo chiuso. Questo lo dica. Riunione e andiamo via. E voi due fatemi la cortesia di fare. Io voglio continuare. Non litigate. Dove stiamo andando? Ah, non essere impaziente. Avanti. Su. Non fare il misterioso. Dove mi stai portando? Aspetta, vedrai. $1,600. Sì, sono anni che metto da parte i soldi. E sai perché? Per iscrivermi all'università. Qui? Sì. Così? Sì, io pagherò il 20% e loro copriranno tutto il resto della quota. Chi? Beh, una società. Danno una borsa di studio di $16,000. 16,000 stramaledetti dollari. Ma ci pensi? È da quando sono arrivato in questa città che sogno quest'estate. Ma come hai fatto? Chi pagherà? Ah, è una lunga storia. All'inizio c'è stato un esame. Mm-hmm. Ecco, all'orale non sono andato molto bene, ma in matematica sono stato il migliore. Ma neanche questo è stato sufficiente a passare, sai perché? Perché purtroppo non ho la cittadinanza. Ma poi, per fortuna, mi hanno parlato di questa fondazione, che è di due fratelli messicani con un sacco di soldi. Hanno ricevuto all'incirca 800 domande. Beh, indovina chi è il primo della lista. No! Il primo assoluto, cara mia, che le dici? No! Ora, oltre a questo qui, devo solo versare all'università il restante 10% della retta entro il primo giorno del semestre. Quindi mi restano da pagare $1,600 e nient'altro. Finito così? Sì, è finito. Congratulazioni! Non riesco a credere.
mamma, mi sono appena trasferita nel mio nuovo ufficio. Ma per il resto ti confesso che le cose non vanno tanto bene. Tu non sai quanto sia difficile al giorno d'oggi trovare una brava donna di servizio, per non parlare di un buon cuoco. Non ti dico poi per far portare a spasso il cane. Tutto questo mi ha convinto a dire a Hector, il mio autista, di partire immediatamente con l'ordine di portarti qui. Ti avviso che hai ricevuto istruzioni precise. Se farai resistenza, ti metterà nel bagagliaio. Maya! Sono qui! Tesoro, vieni subito giù. Ferez è come impazzito, è incazzato come una bestia e ci vuole tutti di sotto adesso. Adesso? Sì. Su, dai, muoviti. Non peggioriamo la situazione. Pensate di essere intelligenti, vero? È così, vero? Degli intelligentoni. Non ci avete pensato che avremmo saputo della vostra riunione? Beh, sapete la novità? Noi siamo più intelligenti di voi. Oh, ma guarda che mi ritrovo in tasca. Qualcuno l'ha già visto, per caso? Guardate! Giornali, televisione. Chi cazzo pensate di essere, la Casa Bianca? Sì, certo. Entrate in un sindacato. Si prenderà il 20% della vostra paga. Iscrivetevi pure. E come la mettete con i documenti? Voi siete tutti immigrati. Entrate in un sindacato. Renderanno la vostra vita ancora più difficile. Guardatemi. Guardatemi! Niente sindacato, chiaro? Chiaro? E ora vi avverto, se pesco uno di voi a parlare con quei rotti in culo, c'è la sorveglianza e ci sono telecamere accese dappertutto. Non ci metto niente a farvi fuori, ve lo giuro. Provateci. E ora fuori di qui. Fuori dalle palle! Vedervi mi dà il vostro stomaco. Possiamo tornare a lavorare. Avanti, tutti a lavorare. Forza, muovetevi! E vedete di recuperare il tempo che mi avete fatto perdere. Ecco che fine fa questa stronzata. Ed è la stessa fine che rischiate di fare voi. Berta, resta ancora un minuto. Su, siediti. Come va? Bene. 3 piani e mezzo al giorno. È dura. Lo so, non è una cosa facile. Ci vogliono molte energie. Mm-hmm. Che ne diresti di prenderti una bella vacanza? Ti andrebbe bene? Magari, sarebbe una manna dal cielo. Una settimana intera. Mm-hmm. Ferie pagate? A 12 e mezzo l'ora, netto in tasca. Oh, niente male, certo. Ti va bene? Sì, altro che. E in più l'assicurazione. Anche quella? Mm-hmm. Mm. Vedi, la società è in fase di espansione e farà presto dei nuovi contratti. Ah, sì? Mm-hmm. Arriverà un sacco di lavoro. Servirà del personale, gente di cui possiamo fidarci e soprattutto che abbia molta esperienza. Certo. Su cui poter contare. Capito. Ecco, a te piacerebbe diventare un supervisore? Io? Sì. Oh, beh, sì. Sì, certo. Conosco il lavoro e, insomma, cercherai di farlo. Sono tanti anni che sei con noi. Sì. Sono 17 anni. 17 anni? Mm-hmm. E quindi te la senti di fare il supervisore? Sì. Sì, me la sento. Mm-hmm. Mm-hmm. Beh. Mm. Bene. È quello che volevo sapere. Bene. Grazie. Grazie a lei. Ah, Berta. Sì? Un secondo. Siediti. Sì. Solo una cosa. Chi ha organizzato la riunione con quelli del sindacato? Chi è stato, Berta? Lo sai? Puoi dirmi chi è stato? Di là, a destra. Che è successo? Tu che dici? Non lo so. Allora? Cos'è? Che cos'è?
L'hai fatto tu, non te lo ricordi? No, scusa, alle 3 di notte... L'hai dimenticato da noi. Giù, nel seminterrato. E Ferris l'ha trovato. Il capo dei supervisori. Oh, hai idea di che significa? Che significa avere quell'individuo alle costole? C'è una cosa che vorrei chiederti. Tu cosa rischi? Quanto prendi di stipendio? $22,000 l'anno, $1,800 al mese. Che è successo? Ti ha licenziato? No. Ha licenziato Berta. Santo Dio. Perez voleva sapere chi ha organizzato la riunione. Ma lei non gliel'ha detto. È così. Mi sento un idiota. Mi sento... è colpa mia. Capisci, lei non... Lei ha tutta la famiglia nel Salvador. A cui manda i soldi. Tutti i suoi soldi vanno a loro. Sono 17 anni che lavora. Stava cercando di risparmiare qualcosa per le nozze della figlia. Una figlia che non vede da più di 5 anni. No, non ti rendi conto che significa? Calma, calma, io troverò una soluzione. Vuoi bere qualcosa? Scusa, non so che altro fare in questo momento, mi dispiace. Sì. Beh, grazie. Bene, soprattutto ne ho bisogno io. Siedi qui. L'alcol è uno schifo, ma ogni tanto serve. Grazie. Mi dispiace. Beh, è meglio che non incontri Rosa per il resto della tua vita. È pronta a cavarti gli occhi. Ah, che carino. Sì, è una tosta. A volte io ho una paura matta che vada tutto a rotoli, compresa la mia vita. E certe volte sto lì a pensare a tutto quello che può accadermi. Non trovo mai una risposta. Allora siamo tutti d'accordo. Certo, questo è l'importante. Dobbiamo solamente essere tutti. Ci stanno guardando. E con questo, se ci dicono qualcosa, parliamo di quello che mangeremo a pranzo. Anzi, sapete una cosa, ce ne andiamo a mangiare fuori. Certo. Tu ragazzi, andiamo. Sì, andiamo, è andato tutto bene. Su, andiamo. Andiamo a mangiare. Tutti quanti a mangiare. Ehi. Dove credete di andare? A fare due passi. E a prenderci un burrito. Una pausa. Fesserie, tornate subito a lavorare. No, guardi che si sbaglia. Abbiamo diritto alla pausa pranzo. Non ci può costringere a restare. Diritto alla pausa? E chi l'ha detto? Lo dice la legge. E il giudice. Ecco qui la sentenza. Leggetela pure. Ma quale sentenza? Ecco che fine fa. Leggere cosa? Ognuno di noi ne ha una copia, guardi. Fesserie, solo fesserie. La legga. Perché non la legge? La legga. Ma quanto me ne frega. La legga. D'accordo?
e la legga anche con attenzione. I lavoratori hanno diritto di organizzarsi, d'accordo? Abbiamo un avvocato che ci vede. Ah, davvero? Non avete un avvocato? Abbiamo un avvocato, un avvocato che dice quello che possiamo fare. Sì. Dai, su, ma che dice fai, quali andiamo. Sono i nostri diritti? Avanti, tornate al lavoro. Mi sembra questo il modo. Presto, presto. Sicuro che non finisce non qui. Non è nel nostro diritto. Rosa, dove vai? Lasciamo anche tu. Andiamo. Ehi, ma che cazzo vuoi? Mi dispiace, Ferro. Andiamo il burrito. Avanti, andiamocene di qui. Attento con le mani, amico. Che è questa merda, Freddy? Ne sai qualcosa? No. È ritenuto un diritto inalienabile. Che vuol dire? Cosa? Inalienabile. Che vuol dire? Che è degli alieni. Ma che dici? Sicuro? No, non molto. Idiota. È venuto a portare la sua solidarietà anche padre Gregorio, in rappresentanza della PICO Junior. Siamo qui riuniti per dare un messaggio il più chiaro possibile a tutti i proprietari di immobili. I pulitori sono pronti ad affrontare una dura lotta e insieme faremo tutto il necessario per migliorare le condizioni dei lavoratori in questa città. Proprio così. Specialmente in edifici come quello alle vostre spalle, in cui l'appalto è stato vinto da una ditta che non riconosce rappresentanze sindacali e sfrutta i lavoratori. Dai, brava. Ti do il mio benvenuto. Sono felice di essere qui. Ciao, con voi. Ciao, Ella. E con una buona notizia, cioè che per la prima volta sono con noi dei pulitori non iscritti del civico 646. Siamo qui! Sì! Sì! Bravo. Dai, brava, Anna. Ella, tu, vieni. Bravissimi, ragazzi. Benvenuti. Siete davvero coraggiosi. Bravi! Dai, Rosa, perché mi stai avanti? Buonasera a tutti. Io sono felice di essere qui questa sera. Sono molto commosso di questa accoglienza e di vedere che ci sono degli studenti, di vedere altri lavoratori di altri sindacati. E questo mi fa venire in mente che ci sono cose che a volte noi dimentichiamo, e cioè che abbiamo sempre più forza di quella che pensiamo di avere. Sempre. Io ho imparato questo qualche tempo fa, quando organizzavo gli studenti, i contadini, gli operai nel mio paese, il Salvador, che mi manca molto. Bravo! 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 Bene. A volte le condizioni della vita ci obbligano a delle scelte. Si è costretti a lasciare le persone che si amano, la famiglia, gli amici, e a emigrare in un altro paese, dove molto spesso ci si sente tristi, impotenti, ma soprattutto soli e impauriti, senza speranza. Ma ora lo stare qui con voi fa rinascere in me la speranza e ve ne ringrazio. Bravo! Salute, lei è l'amministratore del 646, giusto? Sì. Salve. Ci conosciamo? No, non ci siamo mai incontrati. Salve, buongiorno a tutti. Ma che diavolo succede? Sono qui per chiederle una cosa. Lei riuscirebbe a vivere con meno di $6 l'ora? E cioè quanto prendono i pulitori del 646? No, guardi, il sottoscritto non assume pulitori e soprattutto non paga pulitori. Perciò le suggerisco di affrontare la questione con i loro datori di lavoro, e cioè la Angel. Non c'è male questo vino, non vorrà che crediamo queste sciocchezze, signor Griffin. È lei che amministra lo stabile, giusto? No. E lei sceglie le tutte. Ma chi mi credete di essere? Arrivate qui e vi mettete a dirmi quello che io, cioè quello che io non... Io faccio quello che voglio. È una scelta personale. Mi dispiace, però con il signor Griffin stanno bene al cuore. Hanno l'aria di essere cosi a punto. Già, sembra di sì. Lo so io che cosa mi farebbe bene al cuore, che poi me ne andate subito. Mi ha preso la costoletta. Toni! Toni!
Tony, questo signore mi ha rubato la costoletta d'agnello dal fianco. Ma che cosa sta facendo? Non c'è più nessun rispetto. Adesso non potete sapere che sono rubato. Non è sua. Che signor Griffin, glielo dica. Siamo prima. L'avete visto? Sicuro che posso che paghi. Lo sappiamo, signor Griffin, che lei cerca di risparmiare sulle spese. Non è così. Peggiorate la situazione. Avrete notizie dagli miei avvocati. Sono noi abbiamo gli avvocati. Non vi sopporto più. Mi farò da studiare dal giudice. Non voglio più vedervi. Questo messaggio è avvenuto qui a Los Angeles nel 90, in occasione della marcia dei pulitori. Ora, beh, insomma, guardatevi la cassetta e poi ne parleremo. Per i pulitori di Los Angeles, questo avrebbe dovuto essere un giorno di lotta e di gioia. Ehi, quella strada la conosco, sì. Avrebbero cantato, marciato, alcuni forse sarebbero stati fermati. E invece, quando i dimostranti hanno raggiunto il centro della città, si sono ritrovati circondati da un numero enorme di agenti in tenuta antisommossa. Per due volte i dimostranti hanno tentato di sfuggire all'accerchiamento, ma la polizia è intervenuta con estrema violenza. A stento, i dimostranti sono riusciti a rifugiarsi in una chiesa nelle vicinanze. 50 persone sono state arrestate, ma più di 60 sono finite in ospedale per le ferite e le lesioni riportate. Tra loro, due donne incinte che hanno perso il loro bambino. Non è giusto. Io lavoro sodo, sono una cittadina per bene e qui ci sono arrivata legalmente. Non rapino banche, non ho mai fatto niente di male. Io ero qui semplicemente per chiedere nuove regole, cioè migliori condizioni economiche e normative per il nostro lavoro, mentre i poliziotti mi hanno picchiata con i manganelli e mi hanno trattato come un sacco di spazzatura. Sono stata presa ripetutamente a calci e a pugni. È questa la grande America? Vamos.
Harvey! Insomma, la situazione è piuttosto grave, ma non critica. Lo stiamo tenendo sotto controllo. Era disidratato e sta facendo una flebo. È molto comune nei diabetici. Ma si può impedire che da grave diventi critica? Sì, finché i reni reggono. E in che stato sono? Non molto buono. E inoltre sospetto un principio di retinopatia. E lì, prima o poi, occorrerà un intervento con il laser. Potrebbe diventare cieco. Mi stia a sentire. Deve assolutamente portarlo al reparto diabetici. Valuteranno la situazione e potranno aiutarlo meglio di lui. No, non possiamo più aspettare. Sono mesi e mesi che aspettiamo per un appuntamento che non ci hanno ancora dato. Sanno bene che lui sta diventando accidente. Signora... Io non posso più aspettare. Signora, io non posso fare niente. Mi dispiace. Dovrà parlare con loro, d'accordo? Allora gli possiamo dare un appuntamento? Sì, va bene. Ehi, aspetta, ti devo parlare. Vengo subito. Ho una riunione tra un minuto. È importante. Tre ingiunzioni in due giorni. Allora, che significa? Che ci facevi a Beverly Hills di notte? Siamo in un paese libero? No, non certo Beverly Hills. E questo cos'è? Cantare, ballare, cos'è? Oh, beh, è una ninna nanna per il signor Wallace. E chi è? Il presidente della Angel Services. E mi spieghi anche questo paralizzare il suo ufficio inviandogli fino a 400 fax. Ma stavo semplicemente cercando di mettermi in contatto con lui. Cristo. Ma che hai in testa? Me lo spieghi? Gli avvocati stanno impazzendo. Non te ne rendi conto? Sto cercando di proteggerti davanti al consiglio, ma mi stanno mettendo all'angolo. È questo che vuoi? Cos'è? Si sono rimbecilliti del tutto? Ehi, non esagerare, grazie. La politica vincente corre lentamente, è chiaro? Dobbiamo riconsiderare il nostro obiettivo. Che? Ehi, lavoro lì sopra da 4 mesi, non riconsidero un bel niente. Che vuoi dimostrare? Vuoi fare l'eroe? Io sto per... Sono tutti là che mi stanno aspettando. Che cosa vuoi che gli dica? Scusate, abbiamo scelto un obiettivo più facile. No, un obiettivo migliore. Un obiettivo che costituisca uno scopo migliore per i tuoi sforzi, chiaro? Non devi dire altro. Ricordati chi paga il tuo stipendio. Vuoi tornare ai vecchi tempi, Steve? Incassi le quote, ti ci paghi la pensione e al diavolo chi sta in trincea. E questo che vuoi? Fammi la predica, chi credi di essere? Non è neanche la più pallida idea delle battaglie che ho fatto. Se questa va male, chiuderemo per debiti, è chiaro? Basterebbe non dare i 40 milioni annui ai democratici. Sta zitto. Che poi finiscono tutti in fisso di birra elettorale. Essere indebitati, sai che significa? Avere le mani legate, ci piacerebbe, soggetti al potere bancario, eh? Perdere tutto per una scaramuccia di quartiere? Niente più grandi lotte, è questo che vuoi? Riflettici. Sarò puntuale. Ne riparliamo. Sì, non c'è problema. Penseremo. Se infammene un'altra del genere, ti seguo le gambe. Farà venire l'infarto. Avete presente gli avvocati di Hollywood, quelli del 27° piano? Quelli del cinema? Sì, sì, certo. Sì. Beh, abbiamo scoperto che questi avvocati non solo sono gli inquilini più numerosi dell'edificio, ma ne possiedono il 50%. Questo è quanto. E loro non rappresentano soltanto le star. Questa gente ha un interesse economico nello stabile, ci siete, ma la novità non è solo questa. Abbiamo ricevuto delle informazioni. Stanno per fare una fusione con un'altra società che gestisce clienti anche più grandi. E questo li renderà ancora più potenti. Mi sono spiegato. Ma noi come c'entriamo? Che c'entriamo noi? Tra breve daranno un ricevimento per festeggiare la fusione. Verranno persone molto in vista. Imprenditori, agenti di borsa, forse anche degli attori. Insomma, alcuni degli uomini più ricchi della città. E noi che ci dobbiamo fare? Che hai in mente? Cioè, cosa dobbiamo... Noi gli guasteremo la festa con l'aiuto di alcuni volontari. Ma dobbiamo entrare nell'edificio. Quello sì che sarà. Ti rendi conto che immagina che faccia ora? Ehi, lasciamolo finire. Lasciamolo finire, state zitti. Sì, ma qual è il fine di questa azione? Il fine?
Beh, non quello di chiedere l'autografo alle star. Questa è un'occasione che... È una questione d'immagine. E con questa azione metteremo in seria difficoltà questi super avvocati, ve l'assicuro. Voi fatemi solo entrare lì dentro e, ragazzi, questo diventerà l'evento più strategico di tutta la nostra lotta sindacale. Questa faccenda del lavoro mi preoccupa e non so che decisione prendere. Insomma, è tutto legato alla storia dell'università. Ho presentato la documentazione e dovrò pagare gli altri $1,600 entro la data di scadenza. Ora ne ho soltanto 125. E se non pago nei termini, daranno la borsa di studio al prossimo della lista. Sì, ho capito. Ma tutto questo cosa c'entra con il lavoro? Beh, non voglio rischiare. E allora? Insomma, Maya, io non posso mettere a rischio il futuro. Non voglio perdere tutto. Sono 5 anni che lavoro per avere questa borsa di studio. E ora che ce l'ho quasi fatta, non voglio perderla così. Non posso, capisci? Perdere che cosa? Se è per questo, nemmeno le nostre famiglie possono correre il rischio di rinunciare così da un giorno all'altro ai soldi che mandiamo a casa. Però questo è differente, Maya. No, scusa. Forse non te ne rendi conto, ma non abbiamo scelta. Se noi non ci mettiamo in gioco con questa azione, le cose non cambieranno certo da sole. E avremo perso tutti. Guarda che non lo sto facendo soltanto per me. Lo sto facendo anche per te. No, non mi va che dici così. Perché no, Maya? Lo sai che ti voglio bene. Voglio costruire qualcosa con te. Io non sono sicura di volerlo. E Sam? Beh, lui mi piace. È carino, è divertente. Mi insegna tante cose. E poi... lui crede in qualcosa. E in più è anche bianco. Ti prego, non essere squallido. Ma che ti sei messo in testa? Però fai quello che dice lui. Ricordi cosa hai detto quando hanno licenziato Teresa? Potrebbe essere mia madre. È per questo che ho deciso di farlo. E lo faccio perché mia sorella lavora 16 ore al giorno da quando è arrivata qui. Perché suo marito non è in grado di pagare cure e medicine, non ha l'assistenza come altri 40 milioni di persone in questo paese, in questo cazzo di paese, la nazione più ricca del mondo. Voglio farlo perché sono stata costretta a dare a Perez 2 mesi della mia paga e devo pure strisciargli davanti per poter lavorare. Andrò fino in fondo. Perché a questi gran signori li prepariamo da mangiare, li laviamo le mutande, li facciamo trovare tutto quanto pronto. Tiriamo su noi i loro figli. Ed è come se non ci fossimo. E chissà, forse un giorno a scuola potrei andarci anch'io. Ma non al prezzo di dover sopportare tutto questo. Maya! Maya! Ciao, come va?
Non so come ringraziarti per essere venuto. Ciao, senti, mi fa piacere vederti. Su, entra, è diverso. Ciao, come va? Buongiorno. Fantastico. Benvenuto. Grazie. Voi siete? Siamo amici di Kevin. Ah, Kevin, sicuro, divertitevi. Ah, Oscar, devi controllare le uscite di emergenza, d'accordo? Non scordarlo, devi lasciarle aperte. E tu Ella, ti devi occupare dell'ascensore. Va bene. E tu delle telecamere, sta molto attento, d'accordo? Devi evitare che Ella venga ripresa e anche gli altri. Tu invece starai già su, li accompagnerai nell'ultimo pezzo e poi torni giù, con lui, ci siete? Nel frattempo io starò in ascolto radio. È tarato sul canale della sorveglianza e quindi sentirò tutto quello che si dicono. Caso mai capitasse qualcosa, almeno lo sapremo. Allora, è tutto chiaro? Ciao, come va? Un suo ammiratore. Senti voi. Grande attore. Hai notato che sono quasi tutti bianchi? Come dici? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione per un momento? Vorremmo ringraziarvi per essere qui con noi oggi. Questo è davvero un giorno importante per me e Ted. Abbiamo riunito due società diverse. Insomma, una fusione è sempre un processo difficile, ma sembra che noi ci siamo riusciti. Beh, senza dubbio, ci tengo a farvi notare che abbiamo passato due settimane d'inferno per decidere quale dei nomi sarebbe andato per primo. Di là, state piano. Shh, contro il muro. Presto, presto, su. Maya, guarda se la via è libera. Maya. Sono amici di Kevin, è carino, per me va bene, d'accordo? Sì, non una cosa lunga, mi raccomando. Prego. Salve, grazie. Salve a tutti, io sono Sam e voglio solo dire che rappresentate in modo davvero encomiabile alcuni dei migliori attori che ci sono in questo momento. Ma mentre voi stipulate contratti da decine di milioni di dollari, i pulitori di questo stabile ne guadagnano meno di 12.000 l'anno. E allora, permettetemi di consegnarvi il tacchino d'oro per la peggiore prestazione professionale. Bravi. Esatto, complimenti. Grandi. Le mie congratulazioni a entrambi. Riteniamo doveroso informarvi che gli addetti alle pulizie di questo stabile, di cui la sua società è comproprietaria, ricevono paghe da fame. E questo non è giusto. Non 5 l'ora, non... Le assicuro che la nostra... Ecco, le nostre ecco, società colgo l'occasione per darvi una dimostrazione delle loro capacità. Sì, adesso, vai. Io credo che una dimostrazione voi dovete... che vi aiuterà sicuramente a comprendere la sostanza del problema. Ah, niente paura, è tutto gratis. Senta, ora vi dimostreremo che gli addetti alle pulizie che hanno una rappresentanza sindacale sono in grado, e ecco, potete già vederli all'opera, di svolgere il lavoro a un livello qualitativamente elevato. Non temono confronto, datevi la dimostrazione. Troppo alle persone che spazzano i pavimenti e vuotano i cestini, ma stasera è stato davvero impossibile ignorarlo. Ehi, mi avete visto? Sono bello, eh? Hanno chiesto giustizia, cioè migliori condizioni economiche e assistenziali per gli addetti alle pulizie di questo grattacielo. Sa come spendiamo i tre quarti della nostra paga? Per l'affitto. E poi dobbiamo mangiare, come tutti, comprare i vestiti. Non è male questo servizio, eh? Sì. Non è la solita cosa. Direzione riferisce. Visto, c'è anche lui. Facciamo notizia. Gli sta bene. Questa gente, con l'inganno, è riuscita a introdursi nello stabile e ha portato scompiglio accendendo i macchinari, utilizzando mandati la bolletta a casa. Sono i lavoratori sindacalizzati quando ci sono altri disposti a lavorare a qualsiasi prezzo. Ma sentiamo un'altra voce. L'Angel è nel settore insomma, proprio non capisco. Mi sembra di far del bene alla gente e questo è quello che ha in cambio.
Non sono previsti in tutte le parti, e mentre il sindacato afferma che i dimostranti torneranno, la direzione che verificherà un'altra esclusione verrà chiamata la forza pubblica. Sì. Senti, no, aspetta un secondo. No, aspetta, noi. Qui ci possono vedere. Se ci beccano, passiamo un guaio. È pericoloso. È questo che vuoi? Porca miseria! Bella figura che ci fai, sindacato. Tuo fratello se l'ha lasciato perdonare. Sì, salve ragazzi. Non ci sembrava, erano di Rubè. Sì, va bene, mi ho preso una sola. Ragazze, chi ha un paio di qualsiasi? Io, ma non sono della tua misura. Ma dove sei? Mettetevi lungo il muro, forza. L'ora che vuole. Su, sbrigatevi. Allineate. In piedi. Cominci bene. Ma che succede? Te lo dico subito che succede. Ben, Rubén, Dolores, Juan, Oscar e la vostra cara Ella. Avete 2 minuti per raccogliere i vostri stracci e sparire, prima che vi sbatta fuori. Ma di che sta parlando? Noi non abbiamo fatto niente. Ah, non avete fatto niente? No. Avete introdotto gente estranea nel mio palazzo. Una grave infrazione alle regole aziendali. Ed è sufficiente per essere licenziati. E vista la gravità non devo neanche darvi il preavviso. Sei stata tu, figlia di puttana! Sei Dolores. Stata tu nel magazzino, lo so che io non mi ragazzi, ma che fai? Io non ho detto niente, capito? Vieni qui, amore! Tu sei farsa! Sei farsa! Io non ho detto proprio niente! Sta calma! Ascolti, loro non c'entrano proprio niente! Sono stata io! Sta zitta, Maya! No, le sto dicendo che sono stata io, perciò Rubén e gli altri non c'entrano niente. Loro non c'entrano nulla. E inoltre lui perderebbe l'iscrizione all'università, per favore. Non me ne frega niente. Sei stata tu, vattene anche tu. Sì, me ne vado, ma sei licenziata come gli altri. Avete 1 minuto per andarvene di qui. Perché se la prende con loro? Non me ne frega niente. Cosa? Ma che senso ha? Marina, perché? Lasciatela, ragazze. E specialmente tu, Maya, non insistere su questo. No, guarda che io non ci sto. Dov'è tua sorella Rossa? Dov'è tua sorella? Non lo so dov'è mia sorella. Starà arrivando, l'ho lasciata che stava. Il marito sta male. Ma perché la stai tirando in ballo? Rispondi alla mia domanda. Perché ci hai denunciato? È stata lei. Ho sentito tutto. Aspetta, Marina. Perché avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Allora, perché avrebbe dovuto tradire? Lei l'ha chiamato. Gli ha detto della malattia del marito. E poi gli ha spifferato tutti i nomi delle persone coinvolte, giusto? Ti ho detto di star zitta, chiaro? Ma accidenti, ma di che stai parlando? Se ne ha bisogno di lei. Per Dio, finiscila! Perché non gli chiedete chi sarà il nuovo supervisore dell'appalto appena vinto dalla ENI? Cosa? Marina, ma... Non le credete? Te lo dico io, sarà tua sorella Rossa. Vi prego, ragazzi, che cosa ti state raccontando? Ti giuro che è vero. Bello, tu, vero. Puoi dire una cosa io vorrei... Scusate, la sua accusa è molto grave. Io voglio la verità. Mia sorella non c'entra niente in tutto questo, eh? Non sono affari tuoi. Sì che sono affari miei. Per non questa cosa noi stiamo perdendo il lavoro. E Rossa è mia sorella. Ne ho il diritto, ne ho tutto il diritto. Io voglio sapere la verità, tutto qui. Allora chiedilo a tua sorella. Dai, buttate le spalle. Ma puoi provocarti così con la tua di merda. Toglietemeli dai piedi, dai, coraggio, fuori. Santo, ma come hai potuto? Sei una stronza! Perché? Ella, la tua cara amica, è stata licenziata. E Dolores, Ben, Rubén perderà anche il posto all'università. E non sarà nemmeno con noi. Finiscila, per favore. Non ci penso neanche. Dolores è incinta, se non lo sai. Piantala. Il lavoro l'avrebbero perso in ogni caso. Era una questione di tempo. Allora lo ammetti? Sì, sono stata io. E lo rifarei.
Non resto qui a guardare mio marito morire mentre aspetta in lista d'attesa in un letto d'ospedale. La vita è questa, Maya. Svegliati, svegliati, stupida. Devi finirla di vivere nelle favole. Sì, allora? Allora cosa? Che bisogno c'era di venderci? Che bisogno c'era venduti? Di venderci? Vi siete venduti tutti. Chi ti credi di essere? La nostra salvatrice. Sapete solo dire voglio questo, voglio quello, ma quand'è che tu e gli altri ve ne renderete conto, eh? Quand'è che vi renderete conto che sono molto più forti di noi e lo sono sempre stati? Sempre! Quante volte ci abbiamo provato, per carità di Dio? Forza, raccogli quei vestiti. Sei una spia schifosa, ecco che sei. Mia sorella non è altro che una spia traditrice. Ah, sì? La sorellina ha emesso la sentenza. Ne sei sicura? Ci hai pensato bene? Sì. E cos'ero quando vi sfamavo tutti? Quando mandavo i soldi a mamma e a te? Che cos'ero quando vi mettevo il cibo in bocca? Non te lo sei mai domandato? Com'è che Rosa riusciva a mandarvi i soldi? Sai quanti anni avevo quando sono arrivata a Tijuana? Ero una bambina. Non ero ancora sviluppata. E non ti sei mai chiesta come facevo? Te lo sei chiesto? Visto che vi mandavo da mangiare, potevate pensarci. Vuoi sapere la verità? Facevo la prostituta. Sì, facevo la puttana. Che dici adesso? Eh? Io non lo sapevo. Facevo la puttana, sorella. Per non farvi morire di fame. A Tijuana, per 5 cazzo di anni, tutte le notti, proprio così, ogni singola notte. Su, tu chieglielo bene, Rosa, su, coraggio. Avanti, Rosa, avanti, 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 perché la tua famiglia sta morendo di fame. Avanti, su, chieglielo, dai, fallo, fallo, fallo. Ti sembra una cosa orrenda? Ti disgusta? Che cosa dici adesso? Non te l'hai chiesto nessuno, vero? Non papà, se ne vai, a chi tocca pensarci? Non lo sapevo, a chi Rosa. È toccato pensarci? Non lo sapevo, a Rosa. Non lo sapevo. Tocca a Rosa sfamare la famiglia. Tocca a Rosa, non a qualcun altro. E allora forza, infilati nel letto di tutti. Neri e bianchi e gialli. Vecchi schifosi, pervertiti, fatti sotto, Rosa. Il tuo compito è sfamare la famiglia. No, non lo so. Mio marito si ammala e io devo rimettermi a battere. Certo, a chi tocca? A Rosa. Ci pensa lei a rimettere a posto le cose, non è vero? Rosa deve fare tutto, avanti Rosa, coraggio, pensaci tu da brava idiota. Devi soltanto farti tutti gli uomini della terra, così avremo tutti qualcosa da mangiare, non è così? Vi odio tutti, sì, vi odio, odio tutto il mondo. Ho provato questo sentimento per tutta la mia maledetta vita. E me lo sono sempre tenuto dentro, nascosto dentro di me, affinché non si vedesse. Che cosa dici ora, Maya? Avanti, vieni qui. Sto parlando con te. Non lo sapevo. Sai come ho ottenuto il tuo lavoro? Non ricordi che cosa dicevi? Per favore, trovami un lavoro vero, non ce la faccio a servire nei locali. Sai che cosa ho dovuto fare? Proprio così sono dovuta andare con Pere. No, per favore. Me lo sono fatto. Ci sono andata per il tuo bene, me lo sono fatto per te. E ora sono stanca, stanca. Per tutta la vita mio marito si ammala e io devo battere. Nostro padre se ne va e devo battere. Tu vuoi un lavoro e io devo battere. Sono stanca di farlo, non ce la faccio più. Dio, non lo sapevo, Rosa. Davvero, avete chiuso gli occhi tutti. Non lo sapevo. Ti dispiace adesso. Io non lo sapevo. Ti fa sentire male. E io che ho un marito, che ho due figli, che devo dire, sono una puttana contenta. Sì, perché è questo che sono, perché l'ho fatta di qua e continuo a farlo qui, giusto? Che ne pensi, Maya? Mia figlia, la mia bambina, mi chiede ogni santo giorno del suo papà. Che cosa dovrei dirle, Maya? Che non mi ricordo nemmeno la sua faccia. Te ne rendi conto, non so nemmeno chi è suo padre. Sei nata in un bordello, figlia. Avevi ragione, Maya. Sono una spia traditrice, una schifosissima traditrice che ha mentito a se stessa, alla propria famiglia, a sua figlia. Rosa, Rosa, che cosa ti abbiamo fatto? Che cosa? Che cosa mi avete fatto? Non ne sapevo niente. Mi scusi, posso usare il bagno?
È subito qui a dentro. Grazie. Me le riporto. Certo, sicuro. Perché ti cali i pantaloni? Ti piace farla vedere? Ma che cazzo dici? Apri subito questa maledetta porta! Sì, tanto ora arriva la polizia, tienali su. Che cos'è, uno scherzo? Inizia alle 8 del 12 settembre. Dove hai preso tutti questi soldi? Certe cose non si chiedono. Piuttosto ascolta. Se non diventi l'avvocato più in gamba di questo paese, ti giuro che non te la perdonerò mai. Accidenti. Non so cosa dire, Maya. Allora sta zitto. Grazie infinite.
scusate. Scusate, scusate. Per favore, ascoltatemi. Oggi è un grande giorno per i pulitori di questo palazzo, d'accordo? Ma non finisce qui. Noi faremo sapere ai proprietari che tutto questo continuerà finché non vi ridaranno il lavoro, giusto? Sì! Giusto. Negli ultimi mesi siete stati insultati, vero? Vi ho visti perdere il lavoro. Vi ho visti sopportare gravi difficoltà economiche, subire minacce dalla polizia. Ho visto amicizie distrutte dal tradimento. Beh, voi avete dimostrato un enorme coraggio. E ce ne vuole tanto per andare avanti. Ora lottiamo per l'assistenza sanitaria. Sì! L'hai detto, amico! Per il rispetto del lavoro. Sì! Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Vogliamo tutte le cose belle, tutte le cose belle della vita. Vedete quello striscione? Beh, quella frase risale al 1912, quando a Lawrence, nel Massachusetts, 10.000 lavoratori immigrati, per la maggior parte donne, dovettero lottare contro una paga da fame. E fu una lotta violenta, lunga e violenta, ma sapete che accadde? Loro vinsero. Vinsero. Chiaro? Nessuno vi darà le rose per niente. È chiaro? Nessuno. E sapete quando avrete le rose? Quando vi ribellerete e vi organizzerete e formerete un sindacato forte, così forte da potersi misurare con questo genere di società che vi sfrutta e vi schiaccia. E allora battetevi per i vostri diritti. E dopo togliere il nastro. Sì, sono rimasta ferita. Come dice, è stata picchiata dalla gente. No. Ehi, piano. Sedetevi là. No, spingi e bagnate. Avanti, muoviti. Bene. Allora chi è? José Ramirez. José? Lei come si chiama, signore? Io? Sì, tu. Emiliano Zapata. E tu? Augusto Sandino. Tu come ti chiami? Pancho Villa Junior. Alza il pollice, così. Adesso lo appoggi sul cantone, così. Hai fatto la lista degli effetti? Sì, è tutto nella cartella. Bene. Salve.
Ehi, ehi, ehi. Qui ne ho altri due, te li lascio. Hanno beccato anche voi, eh. Ciao. Benvenuti in gabbia. Ehi, benvenuti, ragazzi. Come va? Ce la siamo aspetta, ma sbrigati. Dai, ragazzi, non potremmo cantare qualcosa? Perché? Se non abbiamo fatto la foto. Puoi scherzare. Sta a sentire. Venitemi indietro, ragazzi. Vieni, forza. Uno. Su, muovi. Due. Tre. Ehi, ascoltate. 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 La Angel è disposta ad accordare. Cosa? La Angel è disposta ad accordare. Ma il sindacato non perdono. Sarete riassunti tutti quanti. Riavrete il vostro lavoro. Vi pagheranno l'assistenza sanitaria, le ferie e... Non ci credo. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! È finita! Corrispondono a quelle di un ricercato per furto. Che succede, Maya? Su, Maya. Andiamo. Non lo so. Ehi, muovi. Agente, agente, dove la sta portando? Scusi, dove la sta portando? Qui sopra. Ma perché? Niente di buono, amico. È indiziata di furto a un distributore di benzina. Ah, non erano è possibile. Le sei per furto. Io non so altro. 30 con me. Nazionalità? Messico. Parenti che vivono negli Stati Uniti. Sì, mia sorella. Lei è regolarizzato. Cioè? È in regola, ha documenti, permesso di soggiorno. Sì, sì. Appartiene a qualche organizzazione politica? No. Il cognome di sua madre? Qualcuno che vi appartenga? Hernandez, mio marito. Da quant'è che non vede suo marito? Beh, non saprei. Quanto? La informo che... Firmi questo, per favore. Dovrò mandarla da... Ecco, qui, per esteso. Le consiglio di pensare. Ora verrà portata a Tijuana al confine. Se lei rientrerà negli Stati Uniti sarà processata per il furto di $1,800 e secondo l'articolo 47 del codice, se sarà giudicata colpevole dovrà scontare una condanna di 3 anni in una prigione dello Stato. Ha capito? Sono stato chiaro? Lei ha commesso un reato negli Stati Uniti d'America e se la cava solo con l'espulsione si consideri fortunata. E alla fine l'hanno ammazzata, ti rendi conto? L'uomo politico più preparato e determinato della comunità nera. Se lo sono levato dalle fiandre facendolo fuori, come niente fosse. Guarda chi c'è. Sì, caro mio. Malcolm X era il migliore di tutti. Guarda, c'è sua sorella. Rosa! Ehi! Rosa! Vieni qui! Eccoli, stanno uscendo. Eccoli, stanno venite, uscendo. Venite! Vieni. Dov'è Maya? Non l'hai visto. Neanche io. Siede, non è tu. C'è. Eccola, la vedo, eccola. Siamo tutti con te, Maya! Sì, Maya, siamo con te, siamo qui! Non aver paura! Siamo tutti ciao, con te! Maya. Ciao, Maya! Ciao! Ti aiuteremo! Buona fortuna, Maya! Oppure tranquilla! Buona fortuna! A presto, Maya! A presto! Ciao, Maya! Ciao! Stai bene? Ti aspetteremo! Sì, sì, ci vediamo non presto! Non preoccuparti! Grazie! Tranquilla, mi salverai. Siamo tutti con te. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Maya. A presto. Thank you.
No, Rosa. Ti voglio bene, sorella. Perdonaci tutti.